Ciao, quando realizziamo uno scialle o un progetto esistono tanti tipi di chiusura diverse. Per esempio, in questa sciarpa scialle che si chiama Cuore Nostro, ho utilizzato una chiusura particolare e se la vedete qua, ci sono come queste piccole asole che fanno parte della chiusura. È una chiusura particolare che adesso, nella seconda parte, vi farò vedere ed è lavorata a maglia questo. Ecco, come vedete qua, lo vediamo ancora meglio rispetto alla presentazione, ho creato queste asole che sono un bordo decorativo. Fosse stato un cardigan, avremmo potuto pensare di creare questo tipo di chiusura su quelli che sono i pannelli frontali ed eventualmente usarle proprio come asole per i nostri bottoni. E adesso vi faccio vedere come l'ho realizzato. Allora, è un bordo di chiusura, per cui io devo andare a valutare la mia chiusura e vado a chiudere. Tre maglie, quindi uno, ne chiudo un'altra e chiudo la terza, quindi chiudo tre maglie. Cosa succede? Devo andare a creare quella che è l'asola, quindi giro il mio lavoro. Vedete che ho la maglia sulla sinistra e il filo sulla sinistra, avvio una maglia. No? Creo una maglia, come se fossero quelle del giro manica. A questo punto chiudo uno, quindi con la punta del ferro vado a prendere e a cavallo. Quindi vado a lavorare, creare ancora una maglia, uno, e cosa faccio di nuovo? Chiudo, quindi a cavallo, adesso questo, ok, se le avete lavorate strette diventa un po' più difficile, per cui vi consiglio di essere un po' più morbidi. Ecco qua. Poi ne faccio una terza, quindi creo una terza maglia, la posiziono sul ferro e vado a chiudere ancora una, così. Eccola qua. A questo punto ho fatto, creato una maglia, chiuso uno, creato una maglia, chiuso uno, creato una maglia, chiuso uno. Posso rigirare il mio lavoro. Vedete che è come se fosse una catenella qua e vado a lavorare la prima maglia. E quindi riparto con chiudere tre maglie, quindi uno, questa è la prima, poi ne vado a chiudere la seconda e poi la terza e poi ripeto nuovamente. E qui ho creato quella che è la mia asola, vedete? Quindi sono andata a chiudere tre maglie, ho girato il lavoro, ho creato una maglia, chiuso una maglia, creato una maglia, chiuso una maglia, creato una maglia, chiuso una maglia, ho rigirato il lavoro e ho ripreso a chiudere. Quelle che sono, in questo caso ho fatto un'alternanza di 3 e 3 e ho proseguito per ottenere quello che è questo mio bordo di chiusura. Quindi divertitevi a usarlo nei vostri progetti come asole per i bottoni o semplicemente come bordo creativo su uno scialle o una stola. Buon lavoro! Ciao!